smobilitati, le persone che non vivono più nella loro casa, vicino ai loro affetti, accanto alla terra che loro conoscono. Quindi questo è il problema. Allora, cosa fare come Wikipedia, Wikiafrica rispetto a questo? Ce lo siamo chiesto e io, che insegno storia dell'Africa da più di 30 anni a Napoli e che nella mia esperienza di studioso ho sempre lavorato in esperienze di confine, perché mi sono occupato sempre degli, come dire, di storie di confine, ho pensato che questo grosso tema era il tema che poteva affascinare da un lato gli utenti di Wikipedia e quindi entrare nel progetto Wikiafrica, ma dall'altro anche riempire un vuoto di conoscenze, di informazioni e di sensibilità verso questo mondo delle migrazioni, che è un mondo mobile, che si sposta continuamente, che cambia strada, rotte continuamente. Noi ci siamo interrogati molto, ci sono due bellissime parole, che tra le varie parole che poi io suggerisco ai nostri amici di Wikipedia possono essere inserite, che questa parola che vuol dire radici, roots, scritta R-O-O-T-S, da mettere accanto alla parola strade o rotte, che si dice nello stesso modo roots, ma si scrive R-O-U-T-E-S. Noi specialisti, gli antropologi, poi confermerà se vuole Marco o dissentirà, come spero ancora più è auspicabile, ci siamo occupati soprattutto delle radici finora, pensando che ognuno avesse la sua radice, la sua identità, che queste identità fossero fisse, immutabili. Abbiamo etnicizzato il mondo nel momento stesso in cui il mondo in realtà si liberava, in un certo senso era costretto a liberarsi o recuperava le proprie radici in una condizione dell'esilio. E in questo recuperare le proprie radici in una condizione dell'esilio c'era la strada, le rotte. La strada cambia gli individui, la strada cambia le individualità, cambia le identità, la strada rende le identità plurime, e noi abbiamo bisogno oggi, non solo in Africa, ma dappertutto, di pluralismo. Quindi l'importanza di capire che oggi le rotte, come vedremo stamattina e ancor più oggi nel pomeriggio, sono essenziali in questa opzione uscita, esercitata da milioni di esseri umani, e capire un po' di più quali sono i costi e la straordinaria versatilità e direi imprenditorialità umana che il viaggiare conferisce a queste persone. Quando noi sappiamo che un ragazzo di 14 anni, come mi ha detto un amico psichiatra di Torino, lascia il Congo per cercare di trovare il suo padre in Italia, e impiega 3 anni per attraversare il continente a piedi dal Congo e arriva a Torino a 17 anni e noi rinchiudiamo in un ospedale psichiatrico, è chiaro che quel ragazzo a 17 anni ha dovuto adattarsi a tutta una serie di condizionamenti, ha dovuto inventarsi nuovi modi di essere, nuove lingue, nuove sue, come dire, modi di stare al mondo, che sono esattamente le cose che noi vogliamo sapere, perché pensiamo sempre che gli africani siano gli sfigati della terra, e in parte lo sono, ma gli africani, come tutte le popolazioni, diciamo, che provengono da situazioni di disagio, sono anche le persone che mostrano la maggiore capacità di adattamento. Da sempre gli africani si sono adattati, hanno dovuto far fronte a quello che avviene intorno a loro, stretti tra il deserto e la foresta tropicale, un paese di eccessi e di violenze degli uomini e della natura. Quindi il progetto Rotte vuole identificare una serie di snodi attraverso i quali provengono individui da più punti
del continente africano, là si incontrano, là tessono reti, là apprendono linguaggi, là progettano l'altra parte del percorso migratorio. Noi vorremmo capire di più i percorsi migratori di chi esercita l'opzione uscita oggi nel mondo. Oggi attraverso Wiki Africa, domani le rotte dell'est, che sono assai più importanti delle rotte africane e che ci preoccupano molto di meno, è un altro dei grandissimi temi che probabilmente dovremmo esplorare nel mondo. Ecco, io questo è, come dire, l'impianto. E accanto a me ho voluto e ho cercato e ho richiesto e ho avuto l'assistenza di Marco Aime, perché occorre un antropologo, mentre io come storico sento il bisogno di testimoniare, quindi che tutto questo lasci una traccia, che il Mediterraneo, che è diventato, come ci dirà ora Gabriele Del Grande, il grande cimitero della migrazione, dal 1988 sono morti circa 10.000 persone registrate nel Mediterraneo ad oggi, mentre io come storico cerco di registrare, voglio che rimanga traccia di questo eccidio. Accanto vorrei anche avere l'opera di un antropologo, perché il viaggio sta mostrando anche altre cose straordinarie, che il viaggio è, è la nuova iniziazione di società che stanno perdendo strumenti tradizionali di raggiungere l'età adulta, potersi sposare, mettere su famiglie, avere la dignità di essere umano. Il viaggio è parte di questo calvario. E bisogna che noi lo cominciamo a conoscerlo meglio, sapere quali sono i costi, sapere quali sono le condizioni e capire di più che cosa spinge queste milioni di persone non solo a venire da noi, ma anche a rivolgersi verso l'est o verso il sud dell'Africa. Molti flussi stanno rivolgendosi ora verso il sud. Man mano che l'Europa si stringe e diventa fortezza Europa, gli africani cambiano strada, le rotte cambiano, e mi sembra che Wiki Africa sia il luogo ideale per registrare questo cambiamento che è, come dire, quotidiano. Vi dico solo l'ultima cosa: negli ultimi mesi si è scoperta una nuova rotta che prima non veniva coperta e che noi se leggiamo, vediamo soltanto sul telegiornale, quando ci dicono è stato trovato una barca che portava droga in Sardegna. La Sardegna è diventata la nuova improvvisa meta, Algeria-Sardegna, un percorso che finora non era una rotta migratoria, è diventato negli ultimi mesi la preoccupazione dell'Italia. Arrivano i neri anche in Sardegna. Quindi questo è un po' il modo, e Gabriele Del Grande, che ha lavorato sulle morti, le tragedie umane, i costi materiali e umani di questo esodo, credo che sia una persona e che ha un sito che poi visiteremo, credo che sia un'altra persona indispensabile in questa testimonianza collettiva di cui vorrei che Wiki Africa fosse parte, di questa che è, a mio avviso, una delle pagine più pulsanti della storia contemporanea. Grazie Alessandro.